Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al Papa Benedetta di Mano, prima giornata del campionato di Serie A per il campionato femminile, sta pronto con noi. Contro la Cinesta e il Vertice. Abbiamo lettura delle formazioni, partiamo dalla formazione della squadra del Vertice, che scende in campo con la numero 13, Silvia Pasolini. Thank you.
Amici della pallamano, era il 18 maggio quando il titolo di campione d'Italia veniva assegnato alla Iomi Salerno, ma oggi, dopo quasi 4 mesi, il tricolore torna ad essere vacante. La Serie A Beretta riaccende i propri motori su Eleven Sports. Alberto Braioni al microfono, Antonio Zaccaria alla telecamera, per raccontarvi e mostrarvi le immagini che vi giungono dal Pala dell'Edda di Malo, in provincia di Vicenza, dove fra pochi istanti Guerriere, Malo ed Erice taglieranno il nastro al nuovo campionato di massima serie. Andiamo velocemente a leggere il roster delle due squadre che scenderanno in campo. Partiamo per dovere di ospitalità dall'Erice, in campo con la numero 13 Silvia Basolo, numero 23 Lorena Benincasa, numero 12 Magdalena Berkic, numero 5 Sabrina Colombo, numero 9 Antonella Coppola, numero 14 Melina Ximena Cozzi, numero 1 Elena Felet, numero 20 Martina Filindeu, numero 3 Benedetta Firinu, numero 17 Polina Gorbaziova, numero 21 Anna Maria Gugic, numero 33 Chiara Priolo, numero 28 Alexandra Ravas, numero 78 Domenica Satta, tecnico Fernando Gonzalez Gutierrez. Guerriere Male invece in campo con la numero 2 Stefania Alfonso, numero 77 Micaela Barresi, numero 27 Chiara Bernardelle, numero 18 Giovanna Bisevac, numero 21 Nina Buna, numero 7 capitano Giorgia Dalle Fusine, numero 10 Vanessa De Zen, numero 16 Von Diulgherova, numero 15 Laria Lain, numero 37 Arianna Moretto, numero 9 Arianna Peruzzo, numero 22 Marta Pozzer, numero 17 Anna Pozzer, numero 13 Melanie Young e numero 90 Giulia Zambon, tecnico Rodrigo Sabino. Attaccherà Erice con il primo possesso del match in maglia nero-verde dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Malo invece che difenderà in classica tenuta blu casalinga. Ultimi dettagli, ultimi accorgimenti prima di entrare nel vivo della Serie A Beretta femminile. Oggi Guerriere Malo ed Erice inaugurano con un match nel primo pomeriggio per favorire ovviamente la logistica della formazione siciliana. Inaugurano il nuovo campionato, è partito da pochi istanti il nuovo campionato di Serie A Beretta, con Capitan Benincasa in campo per la Cilev Style Handball Erice in posizione da centrale, alla sua sinistra Satta, alla sua destra una delle novità della Cilev Style Handball Erice, Anna Maria Gugic, ora con il pallone in mano, palla da Benincasa che però deve ricominciare lontana dai 9 metri. Eccola Gugic col mancino, bacia il palo e trova la prima rete stagionale. Prima rete stagionale messa a segno da uno dei punti di forza e delle novità dell'Erice, che ha cambiato molto in estate, sono arrivati tantissimi volti nuovi. Non è una novità invece la presenza ad esempio di Coppola e di Benincasa e anche di Ravas, che militavano già nella formazione siciliana anche nella scorsa stagione. Vediamo il primo possesso ora della stagione per le guerriere. Lain trova la deviazione del muro e quindi ripartirà dall'angolo alla sinistra di Berkic, anche lei nuovo portiere dell'Handball Erice, così come Elena Felet, che ha lasciato Darzo per approdare in Sicilia nei colori nero-verdi. In ala da De Zen, la prima rete ha una firma giovanissima, quella di Vanessa De Zen, che insieme a Marta Pozzer, Barresi, Dalle Fusine, Bise Vacelain, con Diulgherova in porta, forma il primo starting seven della stagione per le guerriere Malo. Subito due reti in avvio, una da una parte e una da quell'altra. Qua Benincasa pasticcia e dunque deve ricominciare Basolu, lei che è arrivata da Nuoro al pari di Domenica Satta. Sotto passivo ora Erice, un po' macchinoso questo possesso offensivo, deve affrettare Satta, deve inginocchiarsi Diulgherova per stoppare e per mettere a segno la prima parata della sua stagione. Qua Barresi trova un fallo, cade però malamente sulle gambe di Domenica Satta, che però si rialza senza visibili problemi. Dunque si può ripartire dai 9 con Lain, Dalle Fusine e Micaela Barresi, lei che è una delle novità invece per le guerriere Malo, che ha cambiato molto poco in questa nuova stagione. È andata via Merchichi al pari di Belotti, è entrata invece Nina Buna e Micaela Barresi.
difende profondo Erice. Là in Barresi si libera bene grazie anche al blocco di Marta Pozzer. E dunque Erice subisce la seconda rete. Guerriere Malo avanti sul 2-1 dopo 3 minuti di gioco. Satta, lo scarico per Gugic, bene in casa. Ancora da Gugic, c'è spazio sulla destra, ecco la servita Ravas, il piede di Diulgerova a dire di no ad Alexandra Ravas. E dunque Guerriere che possono ripresentarsi dall'altra parte per provare a mettere a segno la terza rete. Dalle Fusine, una magia per servire Marta Pozzer, terza rete, l'abbiamo chiamata delle Guerriere, terza rete messa a segno dalla formazione di casa. Invenzione di Giorgia Dalle Fusine che ha lasciato delicatamente il pallone per terra, lo ha raccolto invece Marta Pozzer che mette a segno appunto la terza rete per le Guerriere Malo. Basolu, Gugic con una finta, ottimo servizio per Coppola, seconda rete per Erice, servizio molto simile di Gugic per Coppola, molto simile a quello che abbiamo visto pochi istanti fa appunto da Dalle Fusine per Marta Pozzer. Qua la in subisce fallo, ripartirà dai 9, non aveva inquadrato la porta. Riparte dai 9 la formazione di casa che ricordiamo ha cambiato guida tecnica in estate, è subentrato Rodrigo Sabino alla prima esperienza in Italia per lui, proveniente dall'Argentina con tanta esperienza in patria e anche alla guida delle formazioni nazionali argentine. Dall'altra parte invece sempre in lingua spagnola per lo spagnolo Fernando González Gutiérrez, che è il suo secondo mandato dopo essere subentrato nella stagione scorsa, mentre le Guerriere ora hanno un possesso bonus per provare a riportarsi sul più 2. Qualcuno chiamava un 7 metri per un fallo su Vanessa De Zen, gli arbitri invece hanno preferito la soluzione dei 9. Ora le Guerriere però dovranno affrettare a concludere questa azione perché c'è il passivo che incombe. Barresi, lo scarico per Dalle Fusine in doppio appoggio, in fila sotto le gambe di Berkic, ne esce nel migliore dei modi la formazione di casa da questa situazione intricata. Qua Satta invece commette i passi e dunque palla persa da Erice, però ha recuperato subito Cozzi con una volpata, però c'è il fallo e i 2 minuti fischiati a Dalle Fusine. Sette metri soprattutto per Erice, che dunque avrà una ghiotta occasione per riportarsi sul meno uno. Non si erano ravvedute le Guerriere dell'ingresso rapido nella zona di cambio da parte di Cozzi, che anche lei è una novità italo-argentina nelle fila della C Lifestyle Handball Erice. Cozzi che poi è andata a conquistarsi il 7 metri che proverà a essere trasformato da Gugic. Eccola la trasformazione da parte di Anna Maria Gugic, terzino destro mancino, che dunque dovrà necessariamente caricarsi di molte conclusioni. Abbiamo già visto tirare molto spesso in porta, un copione ovviamente prevedibile per uno dei punti di forza della campagna estiva della C Lifestyle Handball Erice. Saremo curiosi di vedere anche l'altro innesto dall'Estonia da parte di Polina Gorbaziova, classe 2002, che in patria ha vinto tutto, quindi proverà anche in Italia a ripetersi. Qua Anna Pozzer commette i passi, dunque recupera palla Erice che può manovrare per andare a cercare la rete del pareggio. Mentre si è popolato il Pala dell'Edda negli ultimi minuti, ricordiamo capienza al 35% per questa ripresa di stagione, un passo verso una normalità a cui ci si sta sempre più avvicinando. 95 le persone oggi presenti nel palazzetto di Malo. Qua la in si conquista un 7 metri con annesso 2 minuti per Basolu, che ha provato ad arginare come poteva
Lain in contropiede però ha commesso fallo e si è guadagnata anche l'esclusione temporanea di 2 minuti. Barresi dalla linea dei 7 metri per provare la trasformazione, vediamo se ripeterà quanto ha fatto Gugic dall'altra parte del campo, lo fa in maniera pressoché identica infilando alla destra del portiere nell'angolino basso. Manovra ora Erice sotto di 2 reti e con qualche difficoltà in questi primi 7 minuti in fase offensiva. Vediamo se Ravaz va a trovare la rete, invece no, perché Dulgherova conferma la propria buona vena mostrata in questo inizio di partita. Attenta Ivonne Dulgherova, lei che di origine bulgara ha sposato nuovamente la causa delle guerriere Malo dopo essere giunta in terra veneta nella scorsa stagione. Anche lei alla prima esperienza all'estero, lontana dalla propria nazione di origine. Qua perde il pallone Lain, che ha pasticciato, si è fatta sfuggire il pallone che ha colpito i propri piedi, dunque si torna con la palla in mano nero-verde delle arpie siciliane di Erice. È Gugic questa volta a dare indicazione a Ben in casa. Vediamo se chiamerà uno schema particolare Erice. Ravas, Coppola, terra Antonella Coppola, lei che invece il campionato italiano lo conosce a menadito, tanti titoli conquistati con la Iomi Salerno, ormai da qualche anno in terra siciliana una delle primissime a sposare la causa dell'handball Erice quando ancora Erice disputava la Serie A2. Sotto passivo ora la formazione siciliana che gioca senza pivot, ovviamente causa inferiorità numerica. Si alza Gugic che però non inquadra lo specchio della porta e dunque guerriere Malo che con calma manovrano il possesso del +3. Ristabilita la parità numerica intanto. Lain dalle fusine. Lo scarico per Barresi che prova a intestardirsi e andare a puntare la zona centrale del campo. Deve tornare dai 9 metri Micaela Barresi, così come le proprie compagne. Lain, cambio di gioco per Barresi, di nuovo verso il centro da Dalle Fusina, aggredita dalla difesa di Erice. Sotto passivo le guerriere Malo. Lain colpita al volto abbastanza nettamente da parte di Anna Maria Gugic, che dopo aver messo a segno le prime reti per l'handball Erice ora deve però accomodarsi per i prossimi 2 minuti in panchina. Colpo al volto ravvisato dalla coppia arbitrale che ricordiamo sono i signori Wieser e Pipitone. Bisevac dalle fusine, Lain si sposta sull'ala destra per provare a sfruttare le sue doti da ala, ala mancina. Non riesce a trovare per ora lo spazio per andare a tiro Lain, che però viene nelle guerriere Malo utilizzata stabilmente in posizione di terzino. Abile in entrambi i lati del campo Ilaria Lain, ancora un 9 metri sotto passivo però le guerriere, che non hanno molti passaggi a disposizione per provare a sfruttare la superiorità numerica. Qua dalle fusine prova una soluzione a sorpresa, c'è cioè il tocco del muro e soprattutto il tocco di Berkic, che dunque mantiene inviolata per questa azione la propria porta. E Erice torna dall'altra parte per tornare sul meno uno. Manca il gol al pala dell'Edda da qualche possesso. Vediamo se lo troverà la formazione siciliana, che ora manovra con Basolu in posizione da centrale. Chiama la palla a Coppola, di nuovo da Basolu, bene in casa. Sempre in inferiorità numerica Erice, che dunque farà il possibile anche per guadagnare qualche secondo. Satta, Basolu, ancora per Domenica Satta. Bello servizio per Coppola che però viene chiusa dalla morsa di Lain e di Barresi.
bene in casa, si infila tra primo e secondo, c'è una chiamata di sfondo che però non arriva, sotto passivo Erice, deve affrettare la conclusione. Satta subisce fallo da parte di Bisevac, che si guadagna un cartellino giallo, punizione veniale per la numero 18 delle guerriere Malo. È rientrata intanto Gugic, dunque è ristabilita la parità numerica, non c'è più il passivo però per Erice, che in qualche modo riesce a trovare la rete. C'era però l'invasione in area da parte di Antonella Coppole, dunque gol non valido, fischio degli arbitri, si riparte dai 9. Gugic bene in casa, in doppio appoggio bene in casa, una veloce che trafigge Yvonne Diulgherova, 5 a 4 a palla dell'Edda. Erice ritrova la rete, torna sul meno 1 la formazione siciliana, strattonata dalle fusine, c'è il fallo, si riparte dai 9. Ora tocca alle guerriere trovare una rete che manca da qualche possesso. Là in c'è spazio sulla sinistra per De Zen, che chiama il pallone, ecco la servita. De Zen riesce a ricavarsi lo spazio e ad andare soprattutto a concludere alle spalle di Berkic. L'aveva chiamata con personalità De Zen, questa palla l'ha ricevuta e l'ha scagliata in fondo alla rete per le guerriere Malo, 6 a 4 al pala dell'Edda. Ravas bene in casa, Satta ancora bene in casa, Gugic esce su di lei, Barresi, Satta converge verso il centro, Gugic in doppio appoggio, c'è il muro e poi Diulgherova a dire di no ad Anna Maria Gugic, che quando è in campo catalizza su di sé praticamente tutte le conclusioni offensive. Qua c'è uno sfondamento commesso da Barresi, ben guadagnato dalla difesa di Erice, che ora può andare in contropiede con le guerriere Malo non ben posizionate. Bene in casa, ottimo il fallo di Lain, perché permette alle proprie compagne di riposizionarsi sui 6 metri e di difendere con ordine e raziocinio. Bene in casa, ora va lei come di consueto a chiamare lo schema per questo possesso offensivo. Gugic si alza dai 9, il palo colpito da Anna Maria Gugic, palla che però è stata sporcata dalla difesa delle guerriere Malo, dunque palla ancora nelle mani siciliane. Satta vuole andare da bene in casa, però non può perché è marcata. Gugic difende bene Barresi, ancora dai 9 Erice, vicino al passivo ora. Gugic, Satta dai 10 metri, il piede di Diulgherova a dire di no a Domenica Satta. Continua a mostrare probabilmente qualche difficoltà in più in attacco a Erice rispetto alle guerriere Malo. Si sta muovendo qualcosa anche in panchina per Erice, si scalda al numero 33, una delle giovanissime dell'handball Erice, Chiara Priolo. Line va lei al tiro, fallo, interruzione del gioco chiamata dagli arbitri. Line ha sbattuto la testa sul parquet, non abbiamo capito però se Lain ha subito fallo. Sì, perché gli arbitri combinano un 2 minuti a Domenica Satta. Spinta in volo questa, la mimica. Da parte degli arbitri, con Lain che però è ancora a terra dopo aver sbattuto la testa sul parquet. Si rialza Lain. Una delle giocatrici più positive della scorsa stagione per le guerriere Malo, lei che si è guadagnata la prima convocazione in nazionale senior, la prima storica convocazione in nazionale senior italiana da parte di una giocatrice delle guerriere Malo. Pezzettino di storia da parte della società maladense, nata nel 2011, che ha
compiuto un costante percorso di crescita culminato con la prima promozione in Serie A Beretta femminile nella scorsa stagione. Qua però le guerriere cestinano questo possesso offensivo. E dunque palla di nuovo in mano ad Erice. Basolu, bene in casa, ed eccola Chiara Priolo appena entrata. Coppola, scivola De Zen, recupera però l'equilibrio al numero 10 di casa. Riparte dai 9 Erice. Ancora Priolo, lo scarico per Basolu che con una finta prova a liberarsi di Dalle Fusine. Il fallo commesso da Giorgia Dalle Fusine. Ancora dai 9 metri Erice. Sabino in panchina vuole il braccio del passivo alzato per questa manovra dell'Erice. Gugic, Coppola non può girarsi. Ancora 9 metri, bene in casa Basolu, eccolo il braccio del passivo, va subito al tiro Basolu, il palo colpito dalla numero 13 di Erice. 7 metri e 2 minuti fischiati a Micaela Barresi, anzi no, perché c'è un consulto tra gli arbitri. Eccoli invece confermati i 2 minuti combinati a Barresi. Voleva invece lo sfondo praticamente tutta Malo. Da rivedere probabilmente i piedi di Micaela Barresi che potevano essere dentro all'area dei 6 metri. Poco importa però perché Gugic andrà dalla linea dei 7 metri. Il tiro, una bordata di Anna Maria Gugic, ancora con l'aiuto del palo, ancora però con la massima angolazione possibile per trovare la rete dai 7 metri. Anna Maria Gugic, subito un fattore per l'handball Erice. Anna Pozzer in campo, senza pivot le guerriere, causa ovviamente inferiorità numerica. Eccola Anna Pozzer, ruba il pallone però Erice, va in contropiede la formazione ospite. Cozzi, il palleggio, c'è Basolu libera sulla sinistra, eccola servita Basolu. È fortunata Erice però perché aveva colpito il palo Basolu, pallone che però carambola nelle mani di Antonella Coppola che da lì non può sbagliare. Erice impatta sulla parità, 17 minuti e 30 secondi al Pala dell'Edda. Siamo di nuovo nelle stesse condizioni di partenza, cioè sulla parità, con le guerriere però che hanno l'handicap in questo momento di giocare con una giocatrice in meno. La in Anna Pozzer, vuole il passivo Gutierrez alla pari del proprio collega dall'altra parte del campo, mentre invece ci pensa il capitano delle guerriere Malo Dalle Fusine a trovare la rete del 7-6. Di nuovo avanti le guerriere Malo che fanno il massimo in questa circostanza, andando a trovare la rete in inferiorità numerica. Ora Erice però con la ghiotta occasione per tornare di nuovo in parità. Si sposta sulla destra Coppola, pronta però a convergere verso il centro. Bene in casa, pallone per Priolo dall'ala destra. Chiara Priolo trova la rete, mancina la numero 33 di Erice. 7-7, 18 minuti e mezzo al Pala dell'Edda. Sta per terminare l'esclusione temporanea, eccola che rientra infatti Micaela Barresi. Va lei a posizionarsi nel ruolo di pivot ora con Anna Pozzara ancora in campo. La in, sgomita Barresi sulla linea dei 6 metri, deve fare tutto da sola però la in, trova il fallo della difesa delle arpie di Erice. È un 9 metri che dunque riconsenta alle guerriere di manovrare. Cozzi sempre pronta a uscire su Dalle Fusine, ora però tiene più a bada Barresi sui 6 metri. Eccolo il capitano delle guerriere Malo, Dalle Fusine, ottimo il servizio per Barresi che però voleva un fallo, gli arbitri non lo fischiano. Dunque Erice in un battibaleno già dall'altra parte. Coppola, grande difesa da parte di Anna Pozzer che contiene l'avanzata di Antonella Coppola, riporta Erice sui 9 metri e soprattutto riposiziona, permette di riposizionare la difesa delle guerriere Malo sulla linea dei 6 metri. Parità numerica dunque ristabilita
sul 40-20, bene in casa. Poteva forse infilarsi tra primo e secondo, preferisce andare da Basolu che però ha un angolo molto più stretto per andare al tiro. Para Djurgerova, Bisevac è dall'altra parte, infila sotto la gamba di Berkic, 8 Guerriere, 7 Eric. Complimenti per tutti, per Bisevac che trova la rete, per Djurgerova che para e rilancia subito nell'altra metà campo. Ottimo avvio da parte delle Guerriere Malo che probabilmente partono con gli sfavori del pronostico sulla carta, però Eric ha cambiato tantissimo in estate, dunque vediamo se già dalla prima giornata riuscirà a imporre i propri valori di altissimo calibro. Satta dai 9 metri, Satta difende bene Barresi, sotto passivo Eric ora. Coppola chiama la calma perché è un possesso importante questo per Eric per rimanere di nuovo in palla in partita. Bene in casa in doppio appoggio, colpisce dalle fusine, Barresi si getta sul parquet per recuperare il pallone, subisce fallo e dunque ripartirà con calma la formazione di casa. Ottima difesa ancora delle Guerriere Malo che hanno approcciato questo primo terzo di gara che se n'è andato in maniera ottima, però ancora lunghissima. Le Guerriere stanno conducendo solamente di una rete in questo momento. Line sfrutta tutti e tre i passi a propria disposizione per andare poi a servire dalle fusine, ancora una rete da parte di Giorgia dalle fusine che guida in questa circostanza, questo frangente di match, le Guerriere Malo. Di nuovo sul più due la formazione vestita di blu. Satta bene in casa Gugic, lo scarico per Satta, non si alza lei, vada bene in casa, palla in angolo da Priolo con i ritmi un po' sbagliati, però questo attacco di Eric, dunque deve andare Satta dai 10 metri, para ancora di Djurgerova che rimette velocemente in gioco Anna Pozzer. Vediamo se accelerano le Guerriere, no, perché smorza questa manovra la formazione di casa per andare a orchestrare con più calma il possesso che potrebbe valere la decima rete, quella del più tre per le Guerriere Malo. Line, c'è spazio per Bisevac, però c'è anche una difesa attenta da parte di Eric che dunque riporta sulla linea tratteggiata le Guerriere Malo. Anna Pozzer in angolo da dalle fusine, che gol da parte di Giorgia dalle fusine, decima rete da parte delle Guerriere Malo. Dove l'ha messa Giorgia dalle fusine, con annesso due minuti anche per Chiara Priolo. Cambio del portiere per Eric, entra Felet, si accomoda Berkic che non ha probabilmente parato come si poteva aspettare l'allenatore Gutierrez. Non un buon momento per Eric che potrebbe anche spendere un time out a breve. In campo dunque Elena Felet con il numero 1 per Eric, protagonista lei con la maglia dell'Oderzo fino a circa 4 mesi fa, quando Salerno però si impose nella finale scudetto del 18 maggio. Oggi lo scudetto torna ad essere in palio per le 12 squadre iscritte quest'anno in Serie A Beretta femminile. Satta, difesa molto aggressiva ma corretta da parte di De Zen. Gugic bene in casa, ancora lontano da Gugic. Satta, Gugic sotto passivo Eric, si deve alzare lei ma non ha praticamente spazio, causa una difesa veramente veramente ottima da parte delle Guerriere Malo che stanno costruendo probabilmente questo vantaggio più in difesa che in attacco. Poi però Gugic estrae il coniglio dal cilindro, infila sotto le gambe di Djurgerova, time out chiamato da Rodrigo Sabino. Gugic mette a segno probabilmente uno dei gol più pesanti fino ad ora di questa partita, perché va letteralmente a spegnere un palazzetto che si stava infiammando negli ultimi minuti. Lo accennavamo qualche minuto fa, oggi
l'inizio del campionato coincide anche con il ritorno del pubblico al Pala d'Aleda di Malo, 95 persone ammesse nell'impianto vicentino oggi. Un minuto di sospensione che probabilmente sembrava essere più vicino a chiamare il tecnico dell'Erice, invece l'ha chiamato per primo Rodrigo Sabino, dunque time out ancora a disposizione per Fernando González Gutiérrez, che sicuramente lo chiamerà nei prossimi 6 minuti e 15 secondi che mancano per andare all'intervallo. Guerriere Malo per ora molto positive, molto in palla in questi primi 23 minuti e 45 secondi. Entra in campo intanto Nina Buna, ex Ariosto Ferrara, da quest'anno con la maglia delle Guerriere Malo con il numero 21. Esordio nel match per lei. Erice invece esce dal timeout con un'altra novità, Sabrina Colombo con il numero 5. Sempre però in inferiorità numerica la formazione siciliana, che dunque deve arginare in qualche modo questa azione offensiva delle guerriere. De Zen servita da Dalle Fusin e Felet fa ciò che per cui è stata messa in campo, cioè parare, e dunque trova subito conferma la scelta di Gutierrez di mandare nella mischia Elena Felet tra i pali. E dunque Erice ora con la palla del meno uno, con estrema calma però le arpie perché sono in inferiorità numerica, la chiama a gran voce la calma ben in casa, che ora si sposta sull'ala sinistra senza pivot Erice. Ora sale verso il centro il capitano Coppola, scarico per Gugic, voleva tirare ma invece preferisce andare da Cotti, che prova in qualche modo a servire Coppola. C'è un piede della difesa delle Guerriere Malo, ristabilita la parità numerica perché è rientrata Priolo che va a riposizionarsi sull'ala destra. Gugic, eccola subito servita Priolo da ben in casa, la parata di Dulgerva invade però l'area Giorda Dalle Fusine, dunque pallone riconsegnato ad Erice, vanificata la parata di Dulgerova da probabilmente troppa foga difensiva da parte di Dalle Fusine, che voleva recuperare in qualunque modo quel pallone che stava rimbalzando sul parquet, l'ha fatto però invadendo l'area dei 6 metri. Ancora Dalle Fusine insieme a Buna e De Zen con una difesa terribilmente aggressiva cui Erice sta trovando qualche difficoltà ad avere le contromisure. Dall'altra parte però la palla in angolo per Cozzi, che dunque può andare al tiro con meno pressione difensiva dalle ali. Erice sta trovando buone soluzioni quando non ci sono vie d'uscita centralmente. Erice che torna sul meno 1, 10-9, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, anzi 4 in questo momento, prima dell'intervallo. Anna Pozzer là in doppio pivot, ora le guerriere Malo. Buna si alza lei dai 7 metri, grande gol da parte di Nina Buna che sorprende Felette tra i pali, pallone maligno che sbatte sul parquet, si infila sotto l'incrocio dei pali, le guerriere tornano sul più 2. Priolo per un attimo voleva attaccare ma saggiamente torna verso il centro perché non c'era spazio, ora si posiziona a doppio pivot, palla in angolo per Basoli, prova la volante per Coppola che però non aggancia, causa fischio arbitrale anche perché c'è stato un fallo subito da Antonella Coppola. Prosegue ottimamente però il lavoro difensivo da parte delle guerriere Malo, però ora conducono con 2 reti di vantaggio. Bene in casa Coppola, Gugic, Satta, ancora dal capitano Bene in casa, lo scarico per Gugic, la veloce per ancora per Bene in casa, Priolo questa volta arriva il pallone nelle mani di Coppola che dai 6 metri non sbaglia, ha ripetuto ciò che voleva fare qualche istante fa Erice. Qua Bisevac però non riesce ad agganciare il pallone, lo schiaffeggia anche con la dovuta malizia per permettere alla propria squadra di ritornare sui 6 metri dopo l'errore offensivo. Dall'altra parte però Erice in un amen
riporta la gara sulla parità 11-11, gran gol di Domenica Satta. Dal meno 2 Erice in un battibaleno si porta di nuovo sulla parità. Ora tocca alle guerriere offrire un sussulto prima della prima sirena. Buna dalle fusine Lain, grande cambio di direzione di Lain che però trova un fischio arbitrale a bloccare la propria avanzata, aveva colpito il palo Ilaria Lain. Riparte dai 9 formazione di casa. 1 minuto e 40 al termine del primo tempo, deve ancora spendere timeout Gutierrez, verosimilmente arriverà nei prossimi istanti. Qua Erice però prova, dopo aver recuperato il pallone, a manovrare velocemente, gli arbitri però rettificano la ripresa del gioco. Erice deve ripartire con calma. Gutierrez con il cartellino del timeout in mano, vicino all'area di cambio e dunque vicino al tavolo per vedere se chiamare questo timeout. Bene in casa Satta, difesa ancora buona delle guerriere. Bene in casa va da Gugic, sorvegliata da Dezen. Bene in casa, forza il tiro, c'è un fallo in 2 minuti fischiato a Nina Buna, fallo lontano però dalla zona dove stava transitando il pallone, qualche spinta di troppo da parte di Nina Buna in fase difensiva, punita con un 2 minuti che il Paladeledda ritiene essere severo. Questa però la decisione presa dagli arbitri. 55 secondi al termine di questo primo tempo, dunque guerriere che chiuderanno e apriranno la ripresa con una giocatrice in meno. Time out ora chiamato da Gutierrez, l'abbiamo chiamato a gran voce negli ultimi minuti. Ovviamente Gutierrez spende il proprio time out per organizzare anche un possesso molto importante, perché sarebbe quello del vantaggio per Erice, vantaggio che Erice ha visto solamente con la prima rete da parte di Gugic. Poi però sono sempre state le guerriere a condurre il match fino ad ora, ma proprio fino a questo momento, perché Erice attualmente ha il pallone del più uno tra le mani, lo sta organizzando in panchina la formazione ospite con 46 secondi ancora a disposizione. Soprattutto anche con il vantaggio di poter manovrare in superiorità numerica questa ultima palla del primo tempo. Lo farà con la massima attenzione, con l'obiettivo ben preciso di portarsi avanti prima dell'intervallo. Satta, bene in casa. Gugic è ancora da bene in casa. Gugic, bene in casa, Coppola, lo scarico ancora per bene in casa, manovra Eric. Gugic, c'è spazio infinito per Coppola che però non viene servita, si va da Basolu, no scusate, da Cozzi che trova comunque la rete, riesce a trovare la rete del vantaggio Eric. 15 secondi al termine del primo tempo, deve accelerare la formazione di casa, 10 secondi ora. Barresi, Lain uno contro uno con Gugic, Barresi non riesce a pulire un pallone sporco, lo rimette in gioco velocemente la formazione di casa, ci sarà un tiro franco per le guerriere Malo. Barresi, il muro da parte di Erice, dunque si chiude il primo tempo, Erice avanti last second con la rete di Cozzi. Dunque Erice che dopo aver vissuto in svantaggio nel punteggio per la maggior parte del primo tempo mette il naso avanti proprio negli ultimi istanti del primo tempo. Guerriere Malo invece comunque apparse molto positive, vedremo cosa ci riserverà questo match al termine dell'intervallo. Ora 10 minuti di pausa e a risentirci a fra poco.
Ben ritrovati dal Paladella di Malo, Guerriere Malo ed Erice, match che inaugura il campionato di Serie A Beretta femminile 2021-2022. Al termine del primo tempo concluso con Erice avanti sul 12-11 dopo aver vissuto però molto del primo tempo in svantaggio. La formazione siciliana è emersa negli ultimi 5 minuti del match andando a riposo sul 12-11 al cospetto però delle Guerriere Malo, che stanno vendendo cara la pelle oggi nell'esordio davanti al proprio pubblico. Mentre è riniziato il match con le Guerriere Malo che ora attaccano da destra verso sinistra in maglia blu, vediamo chi uscirà meglio dagli spogliatoi. Intanto dalle fusine prova ad andare a interpellare Micaela Barresi senza però trovare collegamento con la propria compagna, dunque riparte dai 9 la formazione di casa. Lain con una finta per Barresi che però è braccata da 3 giocatrici, non può far altro che accontentarsi del fallo. Lain, c'è la sporcatura del muro che aiuta Berkic, rientrata in campo dopo un primo tempo non esaltante. Dall'altra parte però non è esaltante neanche questa giocata da parte di Erice, perché perde banalmente il pallone dalle proprie mani. Dunque subito un'altra occasione per le Guerriere Malo per venire al pareggio, mentre entra Young perché le Guerriere hanno concluso e iniziato il secondo tempo con l'inferiorità numerica. Ora passata indenne questa prima fase del secondo tempo in inferiorità numerica, le Guerriere si apprestano a tornare a giocare in 7-7. È entrata Melanie Young che si posiziona in fase difensiva da prima a sinistra. Gugic tra le più positive per Erice in questo primo tempo. Satta qua perde però il pallone, lo recupera la formazione di casa. Young appena entrata già dall'altra parte, la gran parata però di Magdalena Berkic. Queste sicuramente le parate che si aspetta Erice dal proprio nuovo portiere di origine croata, classe 1997. Qua ottima invece la scalata di Erice verso sinistra, però non c'è lo spazio per Basolu. Si alza Gugic con Dulgerova che para e si aiuta con il palo per completare il salvataggio, mentre è rimasta a terra una giocatrice di Erice a seguito del contatto con Giorgia dalle Fusini. È stata Silvia Basolu che però fortunatamente si rialza e dunque si può tornare a giocare. Il match di oggi che funge da autentico antipasto prima delle gare del pomeriggio che vedranno impegnate tutte le altre formazioni in Serie A Beretta. Qua intanto dalle Fusine non trova i pali difesi da Berkic e dunque si torna dall'altra parte con Erice che vuole andare sul più 2. Gugic ci mette qualche passo di troppo forse, gli arbitri non sono d'accordo con la mia interpretazione, anche quella di Rodrigo Sabino in panchina, invece sicuramente mette tutti d'accordo il gol di Cozzi che riporta Erice sul più 2. Qua la in affretta la propria giocata e subisce una fischiata contro, palla di nuovo per Erice. Guerriere Malo che hanno sicuramente giocato meglio in attacco nel primo tempo con palloni manovrati, con i possessi ragionati. La fretta non è stata un'alleata per le Guerriere Malo. Vediamo ora Erice con Basolu che però affretta il tiro, lo trova centralmente, para Dulgerova che lancia la in dall'altra parte, ancora Berkic a ipnotizzare Ilaria Lain, la palla però è per le Guerriere Malo perché è uscita dalla linea lunga del campo, però Lain sbaglia tutto, voleva servire una compagna, l'ha consegnato il pallone a Erice, c'è però anche un fallo perché le Guerriere avevano recuperato questo pallone, fase confusionaria del match. Stiamo dicendo delle altre squadre impegnate nella prima giornata di Serie A Beretta femminile. Il prossimo match è in programma il 17:30 con
Ariosto Ferrara e Brixen Sutirol in campo, poi 4 partite alle 18:30, Cassano Magnago contro Casalgrande Padana, mentre intanto Kukic segna il gol più bello di questa partita con un missile incastonato all'incrocio dei pali. Cassano Magnago, Casalgrande, dicevamo, Iomi Salerno contro Mezzo Corona, Cellini Padova contro Puntinia, e l'ultima gara della giornata sarà alle 19:30, quella tra Leno e Mestrino. Gugic ha segnato un gol fantastico pulendo dalla ragnatela all'incrocio dei pali e soprattutto portando Erice sul più 3, Erice che sta offrendo anche in difesa maggiori risultati rispetto al primo tempo, vuol dire che nei primi 5 minuti devono ancora trovare il gol, hanno sempre cercato in maniera abbastanza rapida senza però trovare la rete. Ora Erice abbozza il primo allungo dopo aver vissuto praticamente tutto il primo tempo in svantaggio. Intanto deve tornare alle 9 la formazione siciliana. Bene in casa, Satta, una finta, si va da Gugic, di nuovo verso il centro per Satta, Coppola subisce fallo sulla linea dei 6 metri, dunque ripartirà dai 9 Erice, sotto passivo però. Bene in casa, Gugic, vediamo se si alza lei, no, perché c'è una doppia marcatura su Anna Maria Gugic. Bello servizio per Satta che si guadagna il 7 metri, tutti i fari puntati su Gugic, sul suo possibile tiro, lei che invece è andata a servire con un grande passaggio domenica Satta, e ora fari di nuovo puntati sulla numero 21 di Erice che prova la trasformazione per il più 4 dalla linea dei 7 metri, gran parata di Diulgherova che nega il vantaggio sul più 4 ad Erice e consente alle guerriere di avere la possibilità di tornare sul meno 2, però devono segnare le padrone di casa perché devono ancora trovare la via della rete in questo secondo tempo, e di questo passo non si può pensare di impensierire una formazione ben attrezzata come la Cilec Stalian Bolerice. 2 minuti intanto, anzi intanto interruzione del tempo, vediamo quale decisione prenderanno gli arbitri. 2 minuti per Sabrina Colombo, collisione con Melanie Young sulla linea dei 6 metri, una fischiata da parte degli arbitri comunque coerente con quanto visto nel primo tempo, una circostanza simile infatti anche nella prima frazione, gli arbitri hanno decretato il 2 minuti per una giocatrice delle guerriere Malo, stesso metro di giudizio anche per le giocatrici ospiti. La in si infila tra primo e secondo, ci mette qualche passo di troppo secondo il direttore di gara, forse anche era uno sfondamento, fatto sta che però Erice recupera il pallone, le guerriere non trovano la rete, non la trovano da almeno 7 minuti in questo secondo tempo, compresi anche un digiuno che comunque si stava protraendo da più di qualche possesso anche sul calare della prima frazione. Guerriere che hanno costruito molto del proprio primo tempo invece sulla fase difensiva, vedremo se proseguirà l'andamento decisamente efficace in fase difensiva per le guerriere Malo. Bene in casa, prova a superare Bisevac che la argina con un fallo, voleva invece che non venisse fischiato questo fallo bene in casa perché si era ricavata lo spazio per provare ad offendere. Sotto passivo Erice, il 7 metri conquistato da Antonella Coppola con esperienza. Antonella Coppola va a cercare probabilmente più il contatto con la in rispetto alla volontà di prendersi questo tiro in maniera pulita. Andrà invece con il tiro dei 7 metri ben più agevole rispetto all'opportunità concessa dalla difesa delle guerriere Malo pochi secondi fa. Domenica Satta, dopo l'errore di Gugic, va lei al tiro dai 7 metri, trova il più 4 per la Cilec Stalian Bolerice. Grande gol da parte di Domenica Satta dalla linea dei 7 metri, soprattutto importante perché porta Erice sul più 4. De Zen dalla linea dei 6 metri, dall'ala sinistra, esulta Sabino in panchina perché le guerriere
avevano mostrato scarso feeling con il gol negli ultimi minuti. Dopo 8 minuti e mezzo trova la prima rete del secondo tempo, le guerriere Malo la trovano con Vanessa De Zen, lei che ha già colpito in questa partita dall'ala sinistra, giovanissima, classe 2003, uno dei prodotti del vivaio delle guerriere Malo, da dove provengono praticamente quasi la totalità di tutte le giocatrici in campo. Gugic bene in casa, vuole il passivo Sabino, palla per Satta che però non aggancia, dunque può andare in contropiede la formazione di casa. Fallo subito da Dalle Fusine, persa un'opportunità dalle guerriere per andare in contropiede, causa però anche la buona difesa di esperienza da parte di Lorena Benincasa, che a quel punto ha svolto un ottimo lavoro tamponando ciò che stava costruendo la formazione maladense, che ora deve manovrare abbastanza anche lontano dalla porta con Dalle Fusine. Servizio per Young che scivola per un secondo, trova però la rete. Melanie Young si ricompone dopo aver perso l'equilibrio e va a trovare la 13ª rete delle guerriere dal meno 4 di un minuto e mezzo fa. Ora siamo di nuovo sul meno 2. Le guerriere non vogliono mollare e per quanto visto fino ad ora servirà molta altra pressione da parte di Erice per scavarsi un cuscinetto di reti di un certo rilievo che possa garantire una certa tranquillità. Qua Satta subisce fallo secondo gli arbitri, non è d'accordo praticamente tutto l'impianto di Malo. Fatto sta che però Erice ora perde nuovamente il pallone, questa volta la palla può tornare serenamente in mano delle guerriere Malo. Dalle Fusine, Barresi, c'è spazio forse per Bisevac che però invece non viene servita. Barresi punta dritto come un toro verso i 6 metri conquistandosi un fallo. Gli arbitri hanno intanto interrotto il gioco, un fallo semplice consentirà alle guerriere di ritornare sui 9 metri. Contusa per qualche secondo Barresi, che però rimane in campo posizionandosi nel ruolo di doppio pivot. Barresi prova a girarsi e eludere la marcatura di Gugic, che invece viene spedita in panchina da parte degli arbitri. 2 minuti per Gugic e sarà anche 7 metri per le guerriere Malo. Difesa in area da parte di Gugic, difesa troppo fallosa per essere punita con un semplice 7 metri. Viene aggiunta anche l'esclusione temporanea per Gugic alla seconda esclusione temporanea del suo match, dunque dovrà anche fare attenzione al rientro in campo in questi ultimi 19 minuti di gara. Però intanto c'è Barresi della linea dei 7 metri a sfidare Berkic. Silenzio tombale, il tiro e la rete di Micaela Barresi, 14ª rete per le guerriere Malo, che dopo aver mancato il gol praticamente per 8 minuti e mezzo, ora in meno di 3 minuti ne segnano 3 e di reti non ne sta segnando più Erice, dunque parziale in corso in questo momento per le guerriere Malo, che ora difendono in maniera profonda cercando di ostacolare la manovra di Erice. Qua prova a fare quel che può Basolu, che però trova ancora la risposta di Dulgherova. Corrono le guerriere, c'è Young libera sui 6 metri, servita da Barresi, rete di Melanie Young, time out istantaneo chiamato da Gutierrez. Le guerriere si caricano, esulta il Pala dell'Edda come quasi fosse finita questa partita. Le guerriere però hanno ripreso una gara che negli ultimi minuti sembrava essersi messa male. Guerriere sul 15 pari dopo aver approcciato non nel migliore dei modi questa seconda frazione. Ora le guerriere vanno al minuto di sospensione sulla parità, 11 minuti e 45 disputati in questo secondo tempo, time out obbligatorio si può dire per Fernando González Gutiérrez in un momento in cui la propria squadra praticamente non stava facendo più nulla di buono.
l'avevamo detto però anche qualche minuto fa, sicuramente non era quel parziale che poteva far desistere le guerriere dal cercare un risultato positivo nella giornata di oggi. Per quanto visto nel primo tempo, infatti, le guerriere stanno giocando praticamente alla pari contro una formazione che ha ben altri obiettivi rispetto a una semplice salvezza che quest'anno però sarà ancora più complicata rispetto alla scorsa stagione. C'erano 3 retrocessioni dirette nell'ultimo campionato, quest'anno ci sarà una retrocessione diretta per l'ultima in classifica e ben 4 squadre coinvolte nei play-out. Bisognerà arrivare quindi a mettersi 5 squadre alle proprie spalle per essere certi di rimanere in Serie A Beretta, mentre sono rimasti invece i play-off, così come nella scorsa stagione. Priolo, 7 metri e 2 minuti evento molto positivo questo per Arice, perché permette di ritrovare fiducia alla formazione ospite, che però questi 7 metri lo dovrà segnare. Quel che è certo è che i prossimi 2 minuti Erice li disputerà in superiorità numerica. Entra Zambone intanto per cercare di togliere dei punti di riferimento a Domenica Satta, che si ripresenta dalla linea dei 7 metri dopo aver segnato i 7 metri di qualche minuto fa. Satta contro Zambone, una staffilata di Domenica Satta alla destra di Giulia Zambone, che ora torna ad accomodarsi in panchina per fare di nuovo posto a Diulgher, ma non sortisce gli effetti sperati da mossa di Rodrigo Sabino. Erice si porta di nuovo sul più uno, ma è ancora lunghissima. Dalle Fusine, Lain, palla per Barresi che arriva veloce come un treno in corsa, risulta Micaela Barresi, servita velocemente da una compagna, trova rapidamente il gol del 16 pari, guerriere ancora agganciate. Rientrata Gugic intanto dopo l'esclusione dei 2 minuti, di nuovo in 7 giocatrici Erice, mentre ha una giocatrice in meno la formazione di casa delle guerriere Malo. Bene in casa Gugic, sale Coppola, non viene servita, va Satta dai 9 metri, ci mette il polso ben fermo di Ulgherova, che lancia dall'altra parte per la in sola contro Berkic, un bacino alla traversa e la palla che entra in rete. Ancora l'asse tra Ulgherova e la in che funziona, guerriere di nuovo avanti dopo essere state sotto di 4 gol fino a 5 minuti fa. Palla servita intanto per Basolu, ancora di Ulgherova. Gran momento per le guerriere Malo, che dopo aver vissuto 8 minuti in grande difficoltà ora conducono di nuovo questo match, spinte dal supporto del proprio pubblico molto fragoroso questa prima giornata di campionato. Meno male che siamo anche al 35% della capienza. Dalle Fusine, sotto passivo le guerriere Malo, però è rientrata Young intanto, perde il pallone però per un attimo la formazione di casa non è d'accordo con questo fischio arbitrale della panchina di Erice. Fatto sta che però il pallone ancora in mano delle guerriere, non c'è nessuno sull'ala destra. Dalle Fusine aveva provato forse ad alzare anche una volante per la in, sicuramente il risultato non è quello che le giocatrici di casa si aspettavano. Ora Erice ha di nuovo il pallone per la parità quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, con ben in casa Kugic e Satta sulla linea di terzini. Cozzi, anche lei rientrata a far parte della partita. Servizio per Coppola che infila di Ulgherova. Aveva bisogno come il pane Erice di questo gol, lo trova con una delle giocatrici con più esperienza del proprio roster, Antonella Coppola. Ben imbeccata da Cozzi. Siamo di nuovo pari, ultimo quarto di gara. Attualmente molto difficile fare pronostici, se non impossibile per quanto visto fino ad ora. Dalle Fusine, in doppio appoggio dalle Fusine, tiro molto potente ma anche molto centrale che viene bloccato da Berkic, che mette di nuovo in moto la propria squadra. Satta
Guglic ancora per Sattar. Colombo smorza il ritmo e dunque si riparte con calma, perché c'è da fare il cambio attacco difesa per Erice. Esce Colombo, entra Lorena Benincasa. Satta, Benincasa, Guglic ancora verso il centro. Grandissimo servizio di Benincasa per Coppola. Funziona a meraviglia l'asse con il pivot per l'handball Erice, che si riporta avanti 18 a 17 Erice. Line rischia i passi, serve Barresi che trova ancora la via della rete. Sicuramente la giocatrice più positiva per le guerriere Malo in questo inizio di secondo tempo, Micaela Barresi, sta guidando letteralmente la fase offensiva della formazione di casa. Qua Erice trova la parata di Dulgherov e soprattutto un fallo che permette alla formazione siciliana di tornare con il pallone tra le mani dai 9 metri. Con calma ora Erice, Guglic, Benincasa, Satta e di nuovo Benincasa. Cozzi sale verso il centro, Satta dai 10 metri, prevedibile questo tiro da parte di Domenica Satta. Dulgherov ormai sembra aver preso le misure, l'aspettava lì e para agevolmente restituendo il pallone alle proprie compagne. Dalle Fusine prova a saltare uno step nella scalata per andare da De Zen, si torna però verso il centro, Dalle Fusine il muro che blocca il tiro di Dalle Fusine, Coppola in contropiede da sola contro Dulgherov, avanti di nuovo Erice, 19 Erice, 18 guerriere Malo. Anche Erice colpisce in contropiede, così come fatto dalle guerriere qualche minuto fa. Erice avanti di uno, guerriere però sempre a ridosso della formazione ospite. Con calma ora le guerriere, sempre con il trio di terzini composto dalle Fusine al centro, con Lain a destra e Barresi a sinistra. Lain si decentra sull'ala destra e trova una perla, un pallonetto sopra la testa di Berkic. Ilaria Lain ha preso una via laterale per andare a trovare la rete, ha sorpreso la difesa di Erice. Di nuovo parità, si gioca a ritmi forsennati ora. Satta sporca il pallone, Lain lo recupera la formazione di casa. Dulgherova lancia Bisevac che ha dei problemi a controllare il pallone, è senza angolo ma trova un gol pazzesco Jovana Bisevac. Occhiataccia di Gutierrez nei confronti del proprio portiere Marina Pellegata, lei che è stato un discreto portiere per usare un eufemismo, subito a dare indicazioni a Magdalena Berkic, che sicuramente ha delle colpe per aver subito questo gol che Bisevac però ha trovato in maniera straordinaria, contromano e con un angolo veramente ristretto. Guglic ha finito i passi, gli arbitri ne contano tre, dunque palla ancora in mano ad Erice, sotto passivo però Priolo ha azzardato questo pallone per Coppola, che questa volta non può agganciare il pallone, ha dovuto accelerare Erice con il braccio del passivo alzato. Perde il pallone Barresi, forse poteva ancora palleggiare, fatto sta che Erice recupera il pallone. Colombo, Satta, Barresi prova a fare il proprio meglio per andare a difendere, però c'è il 2 minuti e il 7 metri, 2 minuti per Micaela Barresi, non è il primo e dunque dovrà accomodarsi in panchina e rientrare fra 2 minuti con la spada di Damocle sulla propria testa. Tante esclusioni da 2 minuti oggi, sicuramente tra le più positive gravate di 2 esclusioni ci sono Barresi da una parte, Guglic da quell'altra. Intanto Satta dalla linea per andare a trovare di nuovo l'ennesimo pareggio, lo trova Domenica Satta, freddezza glaciale Domenica Satta sotto le gambe di Dulgherova con il fioretto. La giocatrice più esperta in campo oggi, classe 78, Domenica Satta, una vita in Sardegna, tornata però anche in Sicilia dove aveva già vestito la maglia di Regalbuto in passato. Ora per difendere la causa dell'handball Erice, qua c'è un fallo intanto sulla In, si riparte dai 9, 20 minuti del secondo tempo, 20 invece sono anche le reti segnate da entrambe le squadre fino ad ora.
Lain rischia lo sfondamento, anzi arriva allo sfondamento con una frazione di secondo di ritardo. Qua Dalle Fusine però recupera subito il pallone per le guerriere Malo, attentissima Dalle Fusine, aveva già capito che il pallone sarebbe arrivato in quella porzione di campo. Ora chiama la calma il metronomo delle guerriere Malo per provare ad impostare nuovamente il pallone del possibile più uno. Qua il muro difensivo di Erice ha la meglio sul tiro di Dalle Fusine. La panchina di Erice chiamava una soluzione rapida che però Gugic non ha esaudito, e dunque pallone manovrato con calma. Intanto Gugic, c'è spazio sulla destra per Priolo, però c'è la parata di Diulgherova. Ultimi 9 minuti, siamo ancora 20 pari. Cartellino del timeout in mano intanto per Rodrigo Sabino, che ha ancora 2 timeout da spendere in questo secondo tempo, mentre ne è rimasto solamente uno per Gutierrez, che aveva provato ad arginare riuscendoci anche nel tentativo delle guerriere Malo di scappare, anzi quando ha riagganciato nel punteggio la formazione di casa, la formazione ospite. Qua intanto c'è la parata di Berkic che sporca quanto basta il pallone per mandarlo sul palo. Coppola servita in qualche modo, però c'è ancora un'altra parata di Von Diulgherova. Siamo ancora 20-20. De Zen prova la soluzione rapida, però c'è anche Berkic dall'altra parte a fare del proprio meglio. Si corre tantissimo sui 40-20. Cozzi, c'è spazio per Priro sulla destra, servita da Gugic, ancora però Diulgherova a chiudere a doppia mandata. È un tocca sana questo timeout da parte di Rodrigo Sabino per tutti, al palo dell'Edda anche per il sottoscritto, perché i ritmi erano forsennati. Meno di 8 minuti al termine di questa splendida gara fino ad ora. 20 per le guerriere Malo, 20 per Erice. Timeout chiamato da Rodrigo Sabino, che come dicevamo qualche istante fa ne potrà chiamare anche un altro in questa ultima fase del match, così come potrà farlo anche il proprio collega sulla panchina situata a qualche metro dalla panchina di casa, bisognose di riposo le giocatrici in campo per una partita che sta viaggiando a ritmi elevatissimi. Suona la sirena, si torna a battagliare sul terreno di gioco, anche se il terreno di gioco sarà da asciugare davanti alla panchina di Erice. Qualche goccia d'acqua di troppo sul parquet a seguito delle bottigliette d'acqua consumate dalle arpie ospiti. Si può ora tornare a giocare. Si riparte con Diulgherova, che rimette il pallone in gioco. Meno di 8 minuti al termine di questo match. Siamo 20-20. Siamo 20-20 ormai da qualche minuto. Segno che anche la lucidità in questo frangente sta venendo anche un po' meno per entrambe le squadre, soprattutto in fase offensiva, dopo aver giocato una partita dal altissimo tasso atletico. Qua Lain tira debolmente, Berkic ci mette un piede, dunque Erice può correre dall'altra parte. Gugic, Satta si infila tra primo e secondo, il rete di Domenica Satta. Erice di nuovo avanti, 21-20. Dalle mani più esperte esce il gol del nuovo vantaggio di Erice. Lain invece prova a fare tutto da sola. Berkic mette a segno una gran parata, ha provato a forzare Lain, non è stata però una buona scelta. Ora Erice è già dall'altra parte con il pallone del più due in mano, rientrata Ravas a far parte della partita al posto di Priolo. Mani decisamente esperte quelle in campo,
solamente Berkic, classe 97, le altre giocatrici che di palla a mano ne hanno masticato un bel po'. Bene in casa il tiro, la parata di Dulgherova, doppia parata da parte di Von Dulgherova, che ipnotizza anche Coppola, che oggi da quella posizione ha sbagliato veramente niente. Forse il primo errore per Antonella Coppola dai 6 metri, però la Inna dall'altra parte prova ancora la soluzione affrettata, non è ancora vincente, però la chiama per accomodarsi intanto un attimo in panchina a prendere un po' di ossigeno Rodrigo Sabino. Ultimi 6 minuti del match, Erice avanti, rientrata Buna in campo, così come Anna Pozzer. Bene in casa Ravaz, Gugic, Satta ancora una volta tra prima e seconda, ancora una volta una grandissima parata di Von Dulgherova, che sta letteralmente tenendo in piedi la propria squadra. Se nel primo tempo il lavoro difensivo sembrava essere il risultato di un grande lavoro collettivo, qualcosa in difesa ora sta mancando alle guerriere, che si stanno aggrappando però al proprio portiere. Young trova comunque lo spazio per andare al tiro, si guadagna un 7 metri causa difesa in area da parte di Domenica Satta. Questa la mimica dell'arbitro di fondo campo che decreta il 7 metri per le guerriere Malo. Ci andrà Micaela Barresi con un pallone che ora però pesa, perché è quello del nuovo pareggio per le guerriere. Barresi dalla linea, la parata di Berkic, para Magdalena Berkic, che sta tenendo inchiodate a quota 20 le guerriere da più di qualche minuto. Ha fallito un'ottima opportunità per riportarsi in parità la formazione di casa. Ora Erice ha nuovamente l'opportunità di andare sui più due. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti del match, 4 minuti e mezzo per la precisione, Satta, il tiro di Domenica Satta ancora una volta, neanche a dirlo, la parata di Von Dulgherova. Barresi si fa sfuggire il pallone dalle mani, lo recupera Coppola, manca un pelo di lucidità probabilmente alla formazione di casa ora. Pallone apparentemente innocuo che però torna nelle mani di Erice. Bene in casa a manovrare lei ora. Gugic non trova uno spazio, lo trova per Ravas, ancora per Gugic, da bene in casa ancora una volta tra primo e secondo, ancora una volta una parata, questa volta però c'è un altro 7 metri, è per Erice, e questo è un 7 metri che acquista un peso specifico decisamente più elevato rispetto a quelli tirati fino a qualche minuto fa. Erice con l'opportunità di andare sul più 2 quando mancano 3 minuti e mezzo al termine. Torna Gugic dalla linea con il mancino. Gugic, una bordata, la toccata, la sfiorata di Dulgherova, però non ha potuto opporsi. Più 2 Erice, ora le guerriere hanno pochissimo margine di errore. Anna Pozzer dalle fusine. Barresi, ancora Anna Pozzer in angolo da Bisevac. Anna Pozzer, un po' di confusione sui 6 metri, la palla torna da Bisevac con un tiro molto simile a quello che aveva eseguito qualche minuto fa. Time out il Sabino, pallone che è tornato nelle mani delle guerriere, comunque causa un pallone recuperato in area da parte di Erice, dunque un'altra opportunità da non fallire per le guerriere. Minuto di sospensione chiamato da Rodrigo Sabino. Molto probabile il rientro di Lain dopo il time out. Chiara la gestualità sia del tecnico delle guerriere Malo sia delle giocatrici.
nel recepire le indicazioni da parte del proprio tecnico. Infatti rientra Ilaria Lain sul ruolo di terzino destro per questi ultimi 3 minuti, dopo aver respirato per qualche giro di lancette. Rientra nella fase più importante del match dalle fusine Lain, passivo alzato dagli arbitri. Lain, vediamo se va lei al tiro. No, vada dalle fusine in angolo da De Zen. Se prende lei questo tiro, non c'è contatto, non c'è nessun fischio da parte degli arbitri che indicano l'area dei 6 metri da cui ripartirà Erice con un pallone che può valere una possibile chiusura doppia mandata su questa gara. Sicuramente si prenderà tutti i secondi a propria disposizione la formazione di Erice. Vedremo se forse chiamerà anche timeout Gutierrez. Passivo alzato dagli arbitri intanto. Gugic, difesa da Dezen. 2 minuti esatti ora al termine. Più 2 Erice in cerca del più 3. Gugic, una finta, non si alza, va da Ravaz che infila di Ulgerova. Aleksandra Ravaz trova probabilmente il gol più pesante della partita per Erice. Quello del più 3 con 1 minuto e 40 secondi al termine. Ora le guerriere devono correre in maniera anche frenetica per trovare il gol che può ridare speranza. Palla di Lain per Young, 7 metri e 2 minuti per Domenica Satta. Non comincia nel peggiore dei modi, diciamo, la possibile risalita per le guerriere Malo, perché c'è un 7 metri e l'opportunità di giocare in superiorità numerica fino al termine di questo match. Fondamentale però sarà segnare dalla linea in questo frangente, con Dalle Fusine contro Berkic. Il suo lo fa il capitano delle guerriere Malo. 1 minuto e 20, meno 2 al pala dell'Edda per le guerriere Malo. Erice che si prende con malizia tutti i secondi a propria disposizione, vuole il passivo tutto il pala dell'Edda. Coppola, ecco il braccio del passivo alzato. Gugic, la difesa di De Zen. 1 minuto al termine, prova tutti gli escamotage per guadagnarsi tempo Erice. Si getta a terra ora Coppola, che non vuole più rialzarsi. Chiamata l'interruzione del cronometro. Erice sta usando tutta la propria esperienza a disposizione per orchestrare questo possesso che in caso di rete andrebbe sicuramente a chiudere il match.